primo assaggio della fantastica storia di Marcina, il libro e il musical dedicati alla storia di Vietri sul mare. In vista della prima, in programma il 10 agosto, nell'anfiteatro della Villa Comunale del Centro Costiero, il progetto, basato sul libro scritto da Tonino Giordano, è stato illustrato nel corso del secondo appuntamento della rassegna Approdi d'autori, che promuove la lettura sotto l'ombrellone. Il musical può contare su un cast di 15 artisti, che sulle musiche e testi di Susanna e Rossella Giordano e la regia di Gabriele Saurio, racconta con la fantasia, tra folklore, miti e leggende, la storia di Vietri. Il pubblico ha potuto ascoltare in anteprima alcuni dei brani che faranno parte dello spettacolo, che sarà poi integralmente rappresentato nei prossimi giorni. È stata l'occasione per ascoltare aneddoti e curiosità attorno alla genesi del libro, confermando anche l'intuizione di farne un prodotto culturale da sottoporre al pubblico e flussi turistici, alla pari di cittadine come Amalfi e Sorrento, che hanno in pianta stabile un musical per attrarre ed intrattenere le famiglie, i ragazzi, i visitatori in genere. A confermarlo il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone e il presidente della locale Proloco Cosmo Di Mauro. La storia ruota attorno alla figura di Marcina, che è poi anche l'antico nome di Vietri sul Mare, una ragazza che prende vita da una polena originariamente appartenuta alla goletta del pirata Tempesta. Nettuno, dio del mare, se ne innamora, ma non potendo concretizzare il suo amore per una creatura che non fa parte del regno marino, la fa rinchiudere in una torre nei pressi di Salerno. Marcina, su quella piccola spiaggia, incontra due fratelli, che poi saranno trasformati nei faraglioni, simbolo di Vietri. Una storia comunque a lieto fine, che trae origine da quelle raccontate dai nonni ai bambini quando non c'era la TV o gli smartphone.